2000, organizzatore nonché direttore artistico di questa serie di concerti che ormai già da un ventennio e più, possiamo dire, ci offri e ci regali. Innanzitutto sono 25 anni, sono 25 anni e in primavera chiuderemo definitivamente l'attività per varie ragioni. Diciamo che non lo diciamo che chiudiamo. Chiudiamo perché chiuderemo. Intanto mi dispiace, però chiuderemo. Veniamo al programma di stasera. Il quartetto, come hai detto prima, ha suonato a Ravello, ha suonato pure questo, in parte questo programma. Dicevo prima che abbiamo abbinato a un capolavoro lungo come La morte della fanciulla di Schubert, che tra l'altro Schubert non ha mai sentito perché fu pubblicato postumo, questo breve quartetto intorno ai 10 minuti di Alessandro Frizzeri, che era un musicista veronese trapiantato in Francia, che purtroppo a 5-6 anni di età perse la vista. Quindi immaginiamo un musicista, nonché mandolinista di valore, secondo quello che è scritto, cieco. È un piccolo quartetto settecentesco, però unisce in fondo due biografie di due persone sfortunate, uno che perde la vista in giovanissima età e un altro che un genio assoluto muore a 31 anni. Apro una piccola parentesi per dirvi che il signor Beniamino Cuomo è un appassionato, accanito ricercatore di spartiti musicali non soliti. Se volete ascoltare la seratina di Mozart, non è questo il posto. Qua ci sta una ricerca, anzi è un po', tra l'altro, un poco anche visto come una mosca al naso dai musicisti, perché gli va a chiedere sempre delle cose particolari, gli va, ci deve presentare, ma non per il vezzo della esclusività o per il principio, per far conoscere delle cose. Ricordo in passato dei brani provenienti da Auschwitz, qua si parla tanto di Auschwitz, si parla tanto di cose, però lì in quella tristezza, in quel bar, spunta qualche fiorellino, perché hanno trovato delle note scritte su un foglio di carta a matita che è una piccola opera. Voglio riagganciare, visto che Lucio mi dà l'occasione, prego. Ci conosciamo non dal 2000, nel 2001 quando fu istituito il giorno della memoria abbiamo fatto una serie di concerti, una serie di incontri, tra i quali con Piero Tetracina, che è uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz romano, e con Carla Con. Carla Con ha più di 90 anni, credo che sia ancora vivente, era una ragazzina all'epoca. Il Papa suonava nell'orchestra di Terezin, la famosa orchestra che interpretò il Requiem di Verdi, tutta una sceneggiata fatta dai nazisti, poi che quando ha annunciato. Lei sopravvisse, venne a Vienna e ci parlò di questa sua terribile esperienza. Obiettivamente è così, perché io non sono un organizzatore professionista, io lo faccio per diletto, quindi mi posso permettere tempi lunghi, tempi medi, però la ricerca ha dato... Non vi aspettate di trovare nella discografia, magari mettendo orecchio, sentite il brano, vi appuntate e andate a cercare Nutruato. No, non è vero, si sentono, sono delle registrazioni rare, oppure abbiamo fatto noi, abbiamo fatto due CD con musica in però non vorrei esagerare, stasera La morte della fanciulla è un pezzo famosissimo. Frizzeri è un personaggio che praticamente ignoto ai più, però ha un suo interesse. Diciamo, a denti stretti, a bassa voce, vi dico, o quartetto, Beniamino Cuomo se l'è chiamato per lui, per godersene in prima persona. Quelli possono, non sono uno spirito così. Che poi c'è il piacere di condividere, e quindi ecco perché. Diciamo che diamo anche l'occasione per aprire più spesso la chiesa, che meriterebbe. E noi ne abbiamo approfittato perché ho fatto.